Adesso con Cedric andiamo a vedere a livello impiantistico com'è strutturato l'impianto di riscaldamento in questa casa di oltre 300 metri quadri. Ti sei reso conto che c'è una gran confusione in corso con i contributi pazzeschi legati alla biomassa complessa? Si parla di super bonus 110, eco bonus e il grande conto energia termico 2.0. Ma qual è il contributo migliore che fa il caso tuo? Beh, questa è una risposta importante da ricevere, ma prima hai tutto il diritto di capire quale sia l'intervento migliore per casa tua, così da avere tre cose: caldo in casa, abbassare le bollette annuali e rispettare l'ambiente. In descrizione trovi il link del modello di preanalisi, clicca, compila e vediamo assieme a casa tua la scelta migliore in quanto a riscaldamento e contributi. E intanto questo video, come al solito, te lo offro io. Ciao! Sì, sostanzialmente vediamo due collettori. Questo qui è un po' più recente, è stato rifatto una ristrutturazione di pochi anni fa. Quindi abbiamo la tubazione multistrato, i collettori tradizionali con i raccordi a stringere, questo è ottone. E abbiamo quindi, mi sembra questo sia la mandata e il ritorno. Ora noi ci siamo collegati con le valvole, abbiamo messo una valvola che ci andrà messo sopra il motorino di controllo, quindi intercetterà il piano terra, e questo mi fa invece il piano alto, il piano primo, e il collettore è un po' più datato, probabilmente lì da quando è stata costruita la casa. Questo tipo di collettore è complanare, come si vede i tubi sono tutti sullo stesso lato, in realtà prendono, sono collegati uno sì, uno no, da tubicini, che quindi un tubo corrisponde a un ritorno e un tubo corrisponde a una mandata. Quindi questo è utile per fare un collettore dove i tubi vanno via tutti nella stessa direzione, sulla stessa linea. Sono tipologie diverse di collettori, dipende da chi realizza l'impianto cosa preferisce utilizzare. E questo, anche in questo caso, abbiamo la valvola di intercettazione su cui andrà installata poi il motorino, e comanderemo attraverso i termostati relativi di zona. Ok, per riscaldare un'abitazione con un impianto di questo tipo, se una volta la facevano con il gasolio oppure con una vecchia biomassa, si possono ottenere risultati di caldo in casa con bollette basse con una caldaia a metano? Beh, si può fare tutto, è chiaro che ci sono spese diverse, col metano spenderai un po' di più, con la biomassa spenderai di meno, se stai spento spendi nulla. Ah, beh, bene. Bene, quindi beh, tutto e niente. Ok. Allora, ultimi passaggi, te li faccio vedere, poi evaporo. Adesso è arrivata anche la cesta, che permetterà poi a Cedric e compagnia di portare sui pannelli solari maggiorati. Anche qua, pannelli solari maggiorati, che vengono collegati poi al puffer tramite questo corrugato in acciaio inox. La mandata e ritorno dove scorrerà l'antigelo è mescolato con l'acqua. E poi, vabbè, i fili che permettono poi tutto quanto la comunicazione tramite le sonde. I vasi di espansione, quelli qua, e ricordiamo sempre quanto sia importante il calcolo corretto del vaso, giusto? Esatto, Circa abbiamo detto 8-10% in grandi linee, poi c'è un calcolo preciso, ma non ve lo so dire. però se fai un 10%, 8-10%, non sbagli neanche se vuoi. Ok, adesso facciamo due parole con Marco, il padrone di casa, se ce lo concede. Cedric beve il caffè, che altro dire? Niente, io ringrazio tanto Cedric. Grazie a voi e grazie a tutti. Lo ringrazio per l'apporto che sta dando sempre all'evoluzione di Biomass Evolution, anche qui sulla parte della Toscana, e poi vediamo come andranno a finire le cose. Noi ci vediamo, mi raccomando, clicca nella campanella per vedere i prossimi video e lasciaci i tuoi commenti alla fine. Ciao! Ragazzi, allora dai, mi hanno convinto a comprare il Dyson per mia moglie. Quindi tra un po' farò il video dove regalerò questo po' di cosa a mia moglie. Vabbè, Giovanna, Marco, io li ringrazio tantissimo per la fiducia. Qui, come hai visto, con Cedric sta facendo un grandissimo lavoro. Te li presento, voglio solo che loro ti raccontino un attimino qual era la situazione prima e quello che si aspettano, e poi ritornerò tra qualche mese per vedere se le loro aspettative effettivamente sono realizzate oppure se prendo le bastonate. Chi parla? Si spera, diciamo, che migliori di sicuro la cosa rispetto a prima. Prima c'era un impianto abbastanza vecchio, datato. Con questo nuovo impianto si spera che sia molto più caldo d'inverno. Anche dato che è una casa bella grande, parliamo di una casa a due piani con
un bel po' di stanze, quindi va riscaldata tanto. Con meno costi magari. Ah sì. Sì. Vediamo, dai, però sono professionisti, la stanno lavorando molto bene. Tutto pulito? Nulla da dire, veramente. È in tempo. Che è importante questo. Allora, ringrazio veramente Marco e Giovanna e promesso, ritorno tra un po' di mesi e vediamo se effettivamente, anche se la stagione quella vera per il riscaldamento ormai sta scivolando via, però insomma i risultati anche dell'impianto solare si vedranno. Ok, io ti saluto, grazie ancora ragazzi, ciao. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao.